Fatima, appena esci da scuola, torna subito a casa, pulisci, lava e stai con le tue sorelle. Io, diciamo, svolgevo la parte di uno dei compagni di classe della ragazza che dovevamo cercare di integrare, diciamo era una parte molto sentita e molto difficile perché rappresentavamo quelli che erano i cattivi e i buoni, ovvero quelli che all'inizio la discriminavano. Il mio impegno in questo cortometraggio è stato appunto quello di fare il preside di questa, del liceo scientifico e il mio ruolo in questo cortometraggio è stato quello di presentare alla classe la nuova ragazza. Premio miglior film scolastico al liceo scientifico Alberti di Minturno con il film La sposa promessa. Castellabate International Film Festival, terza edizione, che ha visto il Sud Pontino protagonista. Nello scenario del Castello dell'Abate è stato premiato il liceo Alberti di Marina di Minturno. Gli studenti si sono trasformati in giovani attori e hanno prodotto il cortometraggio La sposa promessa. Per l'attualità del tema trattato, la sensibilità emozionale e la capacità degli alunni di affrontare una tematica complessa. Realizzato una parte a Matera e un'altra parte al liceo scientifico Alberti, e i ragazzi, ognuno di loro aveva un proprio compito. E mica tutte le ragazze musulmane portano i burka. Sì, burka, velo, la sostanza è quella. Mohammed, il tuo promesso sposo ti attende. No, Fatima, non si può. Papà, non mi puoi costringere a sposare un uomo che nemmeno conosco. Basta, ne abbiamo già discusso. Mohamed è un bravo ragazzo. Il festival riserva in ogni edizione una sezione speciale dedicata alle scuole che ogni anno realizzano cortometraggi su tematiche di interesse sociale. Veicolare questo messaggio particolare, quello dei matrimoni combinati, di estrema attualità, perché come sappiamo recentemente abbiamo avuto quel gravissimo episodio di quella ragazza Saman Abbas. E assolutamente per me è stata un'esperienza bellissima, soprattutto per i temi trattati, che sento molto al cuore e a me vicini, insomma, il tema della ribellione che appunto è proprio tipico di noi ragazzi e che aiuta questa ragazza a ribellarsi al padre e a finalmente a rimanere a scuola, soprattutto poi accompagnato a quello che è il tema dell'integrazione. La cosa particolare è che si girava a piedi nei sassi di Matera perché naturalmente i mezzi non sono quelli di una produzione hollywoodiana e quindi già vestiti con i costumi, insomma, dei personaggi, il fatto veramente molto carino e